si può domandare quale sia il fine della Chiesa, il propagamento della religione. E qual è il fine della religione? Senza dubbio, se stessa, poiché essa è semplicemente il risultato, l'esigenza dello spirito e del cuore nella loro armonia, il frutto della nostra saggezza, il più alto fiore della nostra ragione, la dignità della nostra natura. A che cosa deve essa ancora valere o servire quale mezzo? Che altro deve proporsi a scopo finale? Così l'ordine dei liberi muratori esiste per mantenere, per conservare la frammassoneria. Essa pure non è buona per alcunché, ma buona in sé e per sé, non già mezzo per un qualsiasi scopo. A che altro deve mai ancora mirare? Ciò che essa opera e può operare, ciò che essa ha generato in lui e anche in altri, deve generare. Questo deve conoscere il vero massone, e ciò è frammassoneria. Pertanto sarebbe vano, in generale, ricercare un suo fine. Come rispondere a tal richiesta ed impostare il concetto d'un siffatto fine, come noi abbiamo fatto? Essa verrebbe ad esistere in forza di sé medesima, dovrebbe assolutamente essere e sarebbe una parte costitutiva dell'assoluto. E vi è un certo senso in cui si può benissimo concepire questa tesi e nel quale essa è vera ed importante, ma essa non sembra essere espressa in forma sufficientemente determinata. Si parla spesso, non preciserò qui se con esattezza filosofica, di un senso ampio e amplissimo, ristretto e strettissimo delle parole e delle proposizioni nella filosofia. Sicché ciascuno potrebbe dire: se io chiamo la massoneria fine a se stessa, penso alla massoneria nel suo più stretto significato. Ma questa è per me, appunto, quella cultura comune, puramente umana, posta come fine della massoneria. Quindi per me il suo fine è essa stessa. Ciò è giusto in sostanza, ma le parole sono un po' oscure a comprendersi. L'uomo è fine a se stesso, e quella cultura puramente umana è una maniera di essere dell'uomo assolutamente postulata, quindi una parte costitutiva di ciò che è fine a se stesso, ossia dell'assoluto. Ma si dovevano pur da ognuno riconoscere per espressioni equivalenti massoneria e cultura universalmente umana? La sentimentalità massonica, dopo che ne sia, cioè chiarita a bella prima, l'espressione nel modo appena concesso, può essere chiamata fine a se stessa. Ma suona poi tanto massoneria, ordine dei liberi muratori, quanto sentimentalità massonica? La massoneria non è una cultura o un sentimento, ma una società o colleganza. Non posso dire: il fratello Caio ha compiuto secondo la sua frammassoneria questa lodevole azione, ma essa è una prova dei suoi buoni sentimenti massonici, ovvero il signor Caio ha in sé la frammassoneria senza essere accolto nell'ordine, sebbene egli può possedere la vera
massonica sentimentalità di una cultura universalmente umana. Ma poiché ora la parola massoneria indica l'associazione, essa non può essere chiamata fine a se stessa, ma soltanto mezzo, poiché l'associazione per il fine prefisso è solo mezzo e non deve essere in senso assoluto, ma solo sotto la condizione di una certa situazione del mondo, quale essa è pur ora presente. E invero, soltanto perché lo scopo che la società separata si propone non può essere conseguito nella grande società come essa è presentemente, viene fondata una società separata. Ma la più grande società non è necessariamente così come essa è. Può venir pensata nel campo della ragione affatto diversamente, perlomeno senza la condizione appena indicata nella formazione dell'individuo. Piuttosto deve progredire di continuo verso il meglio, e questo meglio consiste, affatto particolarmente, anche nell'uguaglianza ed armonia della cultura di tutti gli uomini. Se essa fa questo, nella stessa misura che essa in ciò progredisce, la società separata diventa meno necessaria. E quando quella ha raggiunto la sua meta, questa diventa superflua e inconsistente. Ora, di una cosa tanto relativa, si può dire che sia parte costitutiva dell'assoluto? Si potrebbe replicare che sia scopo di tutta l'umanità costituire un'unica grande colleganza, come presentemente dovrebbe essere quella dei liberi muratori. Ma la stessa mera esistenza della massoneria dimostra che ciò che noi abbiamo chiamato fine in sé non è ancora affatto conseguito. L'esempio di cui si fa uso per quella tesi deve porre in più chiara luce il suo opposto. Si dice, non si potrebbe ricercare un fine della religione, o più precisamente della religiosità, del sentimento religioso, ma invece un fine della Chiesa. Benissimo, solo che al concetto della religiosità, appunto, corrisponde non già il concetto della massoneria, ma piuttosto quello della cultura puramente umana. A quello della Chiesa, per contro, corrisponde proprio quello della massoneria, o, che poi è lo stesso, dell'ordine dei liberi muratori. Massoneria dunque significa, per riassumere tutto in breve, non il sentimento, ma l'associazione. Questa, per generare quel sentimento, è condizionata da alcunché di accidentale che appunto per questo non potrebbe nemmeno essere e nel fatto non dovrebbe essere. La massoneria quindi non è fine a se stessa, tanto poco quanto, secondo quella particolare opinione, la Chiesa. E per l'una, come anche per l'altra, si può con tutti i diritti filosofici ricercare i loro fini e determinarli in forma chiara e precisa. Questo spero di aver fatto nei riguardi della massoneria. Ma non siamo ancora alla fine. Non solo dobbiamo ancora indagare che cosa e come operi la massoneria, tanto verso i suoi membri che verso il mondo, ma altresì distinguere compiutamente l'un dall'altro i principi fondamentali affermati e applicarli più largamente, affinché essi diventino atti e sufficienti alla valutazione della situazione presente della massoneria e dell'attività massonica.